Beh, sì, poi a conclusione di questa chiacchierata, ritorno al tuo ragionamento iniziale. Vedi dei movimenti strani, cosa intendevi dire nel Beh, io ragionamento che hai credo fatto che iniziale? ci sono delle società che vengono giustamente in un momento importante, squadre che vengono a fare dell'ostruzionismo, perdono tempo, e poi vengono anche premiate, credo, con delle valutazioni su degli episodi che hanno condizionato questa gara e quindi ci sono dei discorsi strani. Io mi auguro che come siamo valutati tutti noi, se uno fa una parola blasfema, quant'altro, mi auguro che siano anche gli organi arbitrali chi deve a valutare quelle che sono le scelte, le decisioni degli arbitri, Ma tu perché credi che credo sia una che in partite così premeditazione? importanti non puoi condizionarla in questa maniera con degli Ecco, sì, errori ma tu gravi. credi Quindi sia se una li cosa. paghiamo tutti gli errori, e Ma Andrea credo pensi che che sia se li passa un po' più sia tempo. premeditato per penalizzare il Ma Padova io non lo so questo? se è premeditato o meno, però so che noi siamo stati penalizzati oltre misura dalla perdita di tempo, dall'ostruzionismo, pure con un rigore credo che era molto, du molto, molto dubbio e il nostro, come abbiamo visto e rivisto, era netto, però adesso conta poco, Ma dobbiamo quale ti recuperare. riferisci? Mi Il auguro rigore di netto che. essere, speriamo di essere più fortunati nella terna arbitrale. Poi ti lascio, Andrea. Qual è il rigore che hai visto per il Padova che non ci è sfuggito a noi qui in studio? Ma Giorgio, io è sfuggito, quando è uscito Chiricò era fallo netto, però poi sfuggisce, però quelli degli altri rimane sempre impresso. Beh, no, beh, sì, no, no, Io ma no. credo, non c'è stata una parola che hai detto che è rigore inesistente, inventato, Beh, ma nessuno ha no, detto niente, è un Andrea. rigore inventato, inesistente, allucinante e nessuno ha detto niente. Andrea, io rispetto quello Parliamo che. della tecnica, della tattica di Ronaldo, ma perché un rigore inesistente non avete detto una parola? Allora, scusami Andrea, io rispetto quello che dici te. Se io analizzo, poi analizzo, non ho mica detto, non ti ho mica contraddetto, Analizzi la tattica, la tecnica, ho come abbiamo ascoltato. fatto, perché Ronaldo ha giocato lì, ma perché è uscito Chiricò e Ronaldo, abbiamo preso un rigore che è scandaloso, nessuno ha detto No, non niente. è scandalo. Guarda, se vuoi proprio la mia opinione, non è scandaloso rigore, perché se lo riguardi, vuoi Vabbè, che lo riguardiamo Giorgio, assieme? No. sei perfetto Allora, per quello Andrea, che sei te, sei allora perfetto. perfetto, Andrea, allora Sei perfetto, sei lo perfetto. riguarderemo assieme Bravo, e lo grazie. riguarderemo assieme e Riguardatelo poi bene. se hai ragione ti chiedo scusa, ma che discorsi sono? È mezz'ora e faccio una domanda tecnica, è una roba, credo, incredibile. E nessuno dice, cioè, rigore non c'era, non c'era.